Si attende una decisione del governo sulla riduzione delle tasse aeroportuali dopo le promesse fatte da diversi esponenti nei giorni scorsi. Intanto fanno discutere ancora le parole dell'assessore Morandi sull'atteggiamento ricattatorio di Ryanair. Rischio incidente diplomatico come avvenuto 6 anni fa. L'assessore agli enti locali Riu difende la rete metropolitana del nord Sardegna. È la strada giusta per restare competitivi, dice. Intanto questa sera il Consiglio dovrebbe dare il via libera allo statuto. Nella Riviera del Corallo è già iniziato il conto alla rovescia in vista dell'inizio del rally di Italia-Sardegna. L'appuntamento con i più grandi piloti del circuito e le migliori case automobilistiche è fissato dal 9 al 12 giugno e la città si prepara per ospitare al meglio per il terzo anno consecutivo quartier generale, parco assistenza, sala stampa e una serie di eventi. Un saluto a tutti voi e buon lunedì telespettatori di Catalan TV. Questi erano i titoli del sommario di oggi. Apriamo parlando di low cost perché non ci sono ancora novità su una possibile riduzione delle tasse aeroportuali che, come ben sapete, è una delle richieste fatte da Ryanair per evitare la chiusura della base di Alghero, ma gli occhi sono puntati anche sulla regione chiamata a studiare un nuovo metodo di contributo alle low cost. Gli appelli si sprecano, così come le parole e le promesse, ma ad oggi dietro i concreti neanche l'ombra. Il governo prende tempo sulla riduzione delle tasse aeroportuali. Vari esponenti, compreso lo stesso Premier Matteo Renzi, hanno garantito che un intervento ci sarà, ma ad oggi nulla di nuovo. Nel frattempo mancano 2 settimane alla deadline posta da Ryanair per programmare la prossima stagione invernale. Solo con una revisione delle tasse le 2 basi di Alghero e Pescara non verranno chiuse. Ecco perché i sindaci, sostenuti dall'ANCI, nei giorni scorsi hanno sollecitato il governo. Speriamo intanto che a Dublino non siano arrivate le ennesime parole di affronto rivolte alla compagnia irlandese. L'ultimo a lanciarsi in dichiarazioni pericolose in questa fase è stato infatti l'assessore al turismo Morandi, che ha parlato di atteggiamento ricattatorio da parte di Ryanair. L'esponente della giunta Pigliaru ha poi corretto il tiro poco dopo, sottolineando come abbia sostanzialmente ripetuto le stesse dichiarazioni fatte non molto tempo fa dal ministro Delrio. È chiaro però che uscite del genere rischiano di minare il già difficile rapporto con la compagnia low cost. Sembra di rivivere quanto accaduto 6 anni fa, quando l'allora assessore ai trasporti nella giunta di centrodestra era Liliana Loretto. Anche all'epoca Ryanair minacciò di tagliare alcuni voli e l'assessore della giunta Cappellacci disse chiaramente come per la Sardegna fossero finiti i tempi delle minacce. Allora, come oggi, l'assessore di turno finì nel vortice delle polemiche. Quindi arrivò il viaggio di Cappellacci e Ted in Irlanda e la legge 10 che risolsero almeno provvisoriamente la crisi. Oggi punto a capo, con troppi interrogativi, un attendismo che rischia di compromettere anche la stagione invernale e dichiarazioni pericolose chiaramente da evitare, soprattutto in fasi delicate come questa. Intanto c'è un territorio già attanagliato da una forte crisi che potrebbe acuirsi, che attende risposte. E a proposito di aeroporto, i riformatori tornano a criticare la gestione degli ultimi anni. In una nota sottolineano come lo stesso presidente Pigliaru sulla nuova Sardegna nei giorni scorsi abbia ammesso come il nostro scalo sia stato gestito male. Sentiamo però le parole di Giancarlo Spirito, componente del coordinamento cittadino del partito. Come riformatori avete firmato un documento, pubblicato un documento nel quale criticate la gestione dell'aeroporto di Alghero, come mai? Beh, diciamo questo, che già da tempo il Partito dei Riformatori stava monitorando le motivazioni delle criticità dell'aeroporto di Alghero e avevamo individuato una gestione non certamente di tipo imprenditoriale, tant'è vero che abbiamo visto che i bilanci, soprattutto negli ultimi 5 anni, erano sempre in perdita, malgrado la legge regionale numero 10 imponesse il pareggio di bilancio al 31/12/2013. La proposta di ricapitalizzazione delle perdite ottenute negli ultimi 5 anni di 10 milioni di euro dalla giunta Pigliaru, l'abbiamo analizzata e abbiamo notato che trattasi di un documento che difficilmente potrà essere attuato in quanto è sottoposto all'approvazione dell'Unione Europea, per cui molto molto lontano da poter essere data esecutività a questo finanziamento. Pertanto notiamo che la Sogeal al 31/12/2015 ha un deficit da un punto di vista finanziario di circa 10 milioni euro, che sono la ricapitalizzazione proposta. Beh, analizzando questi,
questi aspetti non si può che evidenziare che, come in effetti poi ha anche confermato lo stesso Presidente Pigliaru l'altro giorno in un'intervista sulla Nuova Sardegna, che nell'aeroporto di Alghero c'è stata una gestione non buona, una gestione che ha sprecato tante risorse, e l'accusa che il Presidente Pigliaru fa al management dell'aeroporto di Alghero è quella che gli altri aeroporti vanno inutile, mentre l'aeroporto di Alghero è regolarmente, strutturalmente in perdita. Tanto è vero che sostiene che l'unica soluzione per poter salvare l'aeroporto di Alghero è quella di trovare un privato o una società di privati che sia in grado di poter gestire in termini imprenditoriali la stessa società. Questo aspetto da noi già rilevato da tempo ha creato la reazione molto stizzita da parte della dirigenza di Sogeal, che ci ha minacciato di querela, cosa che poi non ha fatto. È chiaro che una volta che abbiamo visto anche i bilanci, le nostre osservazioni di una gestione non certamente oculata ma molto sprecona e probabilmente presumo anche di tipo clientelare, ha portato a questo risultato che sta portando soprattutto un forte disagio economico alla città, e indubbiamente è chiaro che vanno individuate anche le responsabilità. Noi vediamo fra l'altro, oltre all'assessore Deiana, che è il principale responsabile di questo disastro, anche il management dell'aeroporto di Alghero. Ed ora ci lasciamo per una breve pausa, tra poco. Questa sera seduta del Consiglio Comunale, nel corso della quale, come vi avevamo già detto, si procederà con la sostituzione di due presidenti di commissione, ma si dovrebbe anche approvare lo statuto della rete metropolitana. Intanto interviene l'assessore agli enti locali, Cristiano Irriu. Nella discussione sulla definizione degli assetti della governance della rete metropolitana di Sassari, così come in alcune unioni di comuni, sbaglia chi punta a incunare elementi che portano a dividere i territori e occuparsi di dosare con il bilancino i rapporti di forza fra i diversi comuni interessati. Ciò porta a inutili divisioni e forzature istituzionali che non conducono da nessuna parte, invece di concentrarsi sulle buone politiche, sulle opportunità e sui vantaggi di una visione territoriale concorde e unitaria. Così l'assessore degli enti locali, Cristiano Irriu, interviene sulle polemiche che in questi giorni si sono scatenate ad Alghero da parte di alcuni partiti in merito all'orientamento del sindaco Bruno sull'adesione alla rete metropolitana. La legge regionale numero 2 del 2016, prosegue Irriu, e tutta la normativa nazionale recente in materia di enti locali rappresentano un punto di non ritorno, e agli amministratori locali sardi spetta il compito di darvi attuazione con generosità e coraggio per contribuire a definire un nuovo assetto più moderno e più efficiente, superando logiche localistiche di retroguardia che finiscono inevitabilmente con l'attribuire vantaggi competitivi agli altri territori più pronti e innovativi. L'esponente della giunta Pigliaru è voluto così intervenire, soprattutto dopo l'assenza in occasione del recente incontro del Qualtè, che aveva provocato tra l'altro reazioni a catena tra i partiti di opposizione ad Alghero. Chi resta scettico su questo statuto è l'PD a livello locale. La strada sarà anche giusta, ma per superare i localismi non si può ragionare e pesare in base ai numeri dei residenti dei comuni aderenti, sottolinea ad esempio il capogruppo democratico Mimmo Pirisi. Altrettanto critico Roberto Ferrara del Movimento 5 Stelle, secondo il quale l'assessore non dice assolutamente nulla di utile alla discussione in corso. Ha scelto lui di stravolgere la norma nazionale, aggiunge Ferrara, e di fatto le sue scelte hanno generato questo caos. Oggi intanto in consiglio il terzo atto dello statuto con la votazione, quella decisiva. Anche stavolta le opposizioni non dovrebbero presentarsi, sembra inevitabile quindi l'approvazione con i soli voti della maggioranza. E ora vi riferiamo di una segnalazione giunta alla nostra redazione che riguarda erbacce e sporcizia presenti vicino ad una porzione di costa molto frequentata in estate anche da mamme e bambini. Stiamo parlando della parte di scogliera più avanti del Trocqui. Per arrivare è necessario percorrere un sentiero pieno di erbacce, ma dove compaiono quella rifiuti abbandonati. Nella segnalazione si parla anche del pericolo parassiti che in un habitat come questi proliferano numerosi. C'è da dire che proprio in questi giorni gli operai del comune stanno lavorando e intervenendo sulla zona del lungomare proprio per ripulire da sporcizia ed erbacce una delle parti più belle e sicuramente suggestive della nostra città.
Non è la prima volta che ci occupiamo nel nostro telegiornale di impianti sportivi cittadini e della crisi che ha investito a più livelli società algherese in diverse discipline. Da più parti vengono richiesti progetti concreti all'amministrazione comunale per far ripartire un settore, quello sportivo, che coinvolge un gran numero di persone. Ne abbiamo parlato con il neo assessore allo sport della Giunta Bruno, Antonello Usai. Con Antonello Usai, neo assessore allo sport e al decoro tra le altre deleghe, ma anche vice sindaco. Siamo venuti da lei per un'intervista per parlare nello specifico in questo momento di sport. Sappiamo che è un settore abbastanza in crisi, testimonianza ne sono comunque varie società, passando dal calcio, ma anche comunque per quanto riguarda gli impianti sportivi, la loro situazione. Che cosa ci può dire in merito? Beh, io ho sempre sostenuto che la situazione economica si riflette su tutte le attività, soprattutto quelle ad alto tasso individuale e diciamo anche di disponibilità e altruismo, quale è lo sport. In questa città ci sono oltre 8.000 atleti di varie età, nelle varie discipline, e c'è un buono stato complessivo delle strutture sportive, che peraltro qualche volta sono insufficienti. La situazione delle strutture purtroppo sta pagando la situazione di mancato intervento in questi ultimi anni in termini di ristrutturazione, se non di nuova costruzione. Per uscire è necessario però andare a verificare quelli che sono gli esempi più fulgidi della gestione sportiva in città. Mi riferisco al tennis, mi riferisco al rugby, mi riferisco a quelle società che della loro struttura ne hanno fatto un punto di riferimento forte e si coordinano con altre società per gestirle nella maniera ottimale. Purtroppo la situazione di crisi economica ricade anche sul comune, è necessario quindi di fare di necessità virtù, nel senso che noi stiamo avviando tutto un progetto che porterà ad attribuire ad ogni società sportiva o alle società sportive che ne facciano richiesta, chiaramente non ce ne sarà per tutti, ma la gestione diretta degli impianti. E cercheremo di trovare nell'ambito di un bilancio che è sempre più risicato i fondi necessari per intervenire per le ristrutturazioni. Li ristruttureremo queste strutture e le metteremo in mano delle società che ne fanno richiesta. Parlava di due strutture in particolare, partito il bando per due strutture in particolare, diceva. Sì, una partirà a giorni, è già pronto e sul mio tavolo. La proposta, una riguarda a Maria Pia il campo polivalente di atletica e l'altro riguarda il campo del Carmine, dove a suo tempo c'erano altre società. Adesso metteremo di nuovo a bando, anzi faremo una manifestazione di interesse per fare in modo che chi è interessato faccia domanda. Facciamo ancora una pausa per la pubblicità. Su invito del PD di Alghero, i rappresentanti dei comitati di borgata di Guardia Grande Corea, Maristella e Sasegada Tancafarrà hanno avuto nei giorni scorsi l'opportunità di incontrare privatamente l'assessore regionale all'agricoltura Elisabetta Falchi, che era in città in particolare per alcune iniziative riguardanti la rassegna mediterranea, e il senatore Silvio Lai. I temi sul tavolo sono stati il piano di conservazione e valorizzazione della bonifica di Alghero, il piano di sviluppo rurale, la rifunzionalizzazione degli immobili presenti nelle borgate. La regione si sta dimostrando particolarmente sensibile alle nostre istanze, basti ricordare la recente delibera di giunta regionale, fortemente voluta dai nostri comitati, che libera la bonifica storica di Alghero dalla necessità di legare il proprio sviluppo all'approvazione del PUC comunale, fanno sapere i rappresentanti dei comitati. I nostri contatti con la regione sono oramai costanti e siamo contenti di avere un interlocutore che non solo ascolta, ma che agisce di conseguenza, valutando con attenzione le nostre indicazioni. Siamo fiduciosi
che nelle prossime settimane possa essere portato a termine il piano di valorizzazione in fase di redazione in collaborazione con l'amministrazione comunale. Attendiamo anche gli sviluppi legati al PSR relativamente alla rifunzionalizzazione degli immobili pubblici all'interno delle borgate, sui quali abbiamo avuto rassicurazioni dirette anche da parte dell'assessore regionale agli enti locali Cristiano Enriu. E ritorniamo adesso a parlare dell'ex caserma dei Carabinieri di Via Simo, struttura per l'utilizzo della quale sono nate nel tempo diverse polemiche. Da Sant'Anna fanno sapere, per via di una nota ufficiale, che sarà affidata a tutte le associazioni regolarmente operanti ad Alghero che ne faranno richiesta per svolgere attività comuni. Il bando scade il 31 maggio 2016. Tutte le associazioni culturali, sportive e sociali della città potranno presto usufruire di idonei spazi dove riunirsi, portare avanti le attività, sviluppare progetti, promuovere la propria creatività e valorizzare le singole potenzialità. Si tratta di una vera rivoluzione culturale, mai un'amministrazione ha investito tanto nel mondo delle associazioni, destinando l'ex caserma dei Carabinieri di Via Simone a tutte le libere forme associative che ne faranno regolare richiesta. C'è ancora tempo, si legge nella nota ufficiale di Sant'Anna, fino al 31 maggio 2016 entro le ore 12 per presentare la propria candidatura in forma libera o associata e concorrere così all'utilizzo degli spazi. Possono presentare domanda di partecipazione al bando tutte le associazioni senza finalità di lucro in attività da almeno 2 anni, singole o riunite in raggruppamento, associazioni, enti di promozione, comitati, fondazioni, società sportive, cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza la personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ma anche di iniziative a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari operanti sul territorio comunale. L'affidamento di 6 anni prevede un canone concessorio con la possibilità di ottenere sgravi attivando progetti di cittadinanza attiva nel solco del più ampio programma che vede i cittadini di Alghero protagonisti di buone pratiche in tutti i settori della pubblica amministrazione, dal baratto amministrativo alla sponsorizzazione di aree verdi ed eventi. Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, ristrutturazione dell'immobile, nonché lo svolgimento di attività e iniziative gratuite aperte al pubblico. Il bando completo, insieme alla manifestazione di interesse e tutti i documenti utili, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione Servizi al cittadino, bandi, avvisi e graduatorie. E ora parliamo di lingua e cultura, perché il giornale online che ha anche una seguita web TV, ovvero il catalano El Punta Avui, in una puntata dello scorso 27 maggio ha parlato dell'algherese, il tutto nell'ambito di una discussione che ha riguardato le lingue minoritarie, la loro salvaguardia e i progetti che l'Unione Europea mette in campo in questo senso. Nella puntata di venerdì della trasmissione Via Europa si è parlato di Catalan TV e in particolare del programma Micas de Vira Algaresa, la trasmissione ideata e condotta da Michele Serra per la regia di Roberto Lampis e le immagini e il montaggio di Paolo Calaresu. Il tutto, come già detto, in merito al discorso sulle lingue minoritarie legate anche all'indipendenza di vari stati e regioni. In questo senso la variante del catalano di Alghero provoca un certo interesse. Da qui è nata l'intervista via Skype che ha visto intervenire da Alghero proprio Michele Serra, che ha risposto alle domande della conduttrice inerenti alla nostra cultura linguistica. Una bella pubblicità per Alghero e anche per la nostra televisione locale che sempre più si pone come mezzo di comunicazione per agevolare e salvaguardare l'utilizzo della nostra lingua. Ma in merito sentiamo proprio un estratto dalla trasmissione catalana Via Europa. I'd like now to go to Alguer in Italy. Acostem-nos una mica a la realitat, una realitat propera. Viatgem cap a Sardenya, concretament a l'Alguer, on dèiem, on hi tenim per Skype el Miquel Serra, és un periodista algarès que fa un programa setmanal completament en català a la televisió de l'Alguer, Catalan TV. Serra condueix el programa que vol ensenyar les tradicions i costums d'aquesta ciutat catalana de Sardenya. Senyor Serra, gràcies per ser amb nosaltres avui a través de Skype. Primer de tot, posem-nos en context. Com està la situació del català a l'Alguer? Creu que està en perill? No, no és en perill per cosa... Essendo una petita entità, l'Alguer, che appunto ti si parla l'algarese del secolo XII a Navui, l'algarese, pur essendo una società di partita, ha tanguti, ha mantanguti, ha costruito
la propria parola, la propria lingua. Non saluti mai difficoltà di Pughella Amprana, perché la nazione italiana non dava nessun tipo di preclusione per cosa la gaisa potesse parlare. Non si possono sapere sempre e comunque parlati prima di tutti la gaisa per cosa è nata e li avremmo parlati prima la gaisa e poi avremmo parlato la lingua nazionale che era l'italiano. Va bene? Ed ora facciamo l'ultima pausa pubblicitaria. Nella Riviera del Corallo è già iniziato il conto alla rovescia in vista dell'inizio del Rally d'Italia-Sardegna, la tappa italiana del World Rally Championship 2016, che anche quest'anno si disputerà nell'isola avrà base Alghero. L'appuntamento con i più grandi piloti del circuito e le migliori case automobilistiche è fissato dal 9 al 12 giugno e la città si prepara per ospitare al meglio per il terzo anno consecutivo il quartier generale, il parco assistenza, la sala stampa e una serie di eventi che trasformeranno la kermesse motoristica pari in Italia per popolarità solo al Gran Premio di Monza di Formula 1 in un vero e proprio spettacolo. Tante le novità dell'edizione 2016, tra queste molte riguarderanno direttamente Alghero, la cittadina catalana con il suo bellissimo centro storico e lo skyline mozzafiato del lungomare farà da scenario alla cerimonia di partenza. Giovedì 9 giugno alle 16 una serie di auto da rally storiche sfileranno in parata per Alghero. Dal porto faranno il loro ingresso in piazza civica, risaliranno lungo via Carlo Alberto fino ad arrivare in piazza Sulis, immettersi attraverso la rotatoria in via 20 settembre e da lì rientrare al porto lungo la via Cagliari. Alle 17 la parata delle auto che in passato hanno acceso l'entusiasmo degli appassionati sarà seguita da quella delle macchine che stanno in chiamando i tifosi sparsi per ogni latitudine del pianeta, che in migliaia si sono dati appuntamento in Sardegna per quella che viene considerata una delle tappe del mondiale con il più elevato tasso di spettacolarità. Da lì in poi Rally Italia-Sardegna entrerà ufficialmente nel vivo con il controllo orario. L'appuntamento inaugurale sarà preceduto mercoledì 8 giugno alle 19.30 dalla tradizionale cerimonia della firma degli autografi all'interno del parco assistenza da parte dei 49 equipaggi di 21 nazionalità diverse che dall'indomani si daranno battaglia lungo i 325 chilometri disterrati e percorsi davvero unici. Sempre mercoledì e ancora all'interno del parco assistenza sarà inaugurato il museo costruito nell'area villaggio. Saranno esposte le tenute storiche dei piloti che hanno fatto la storia di questa disciplina del World Rally Championship. Ma gli appassionati faranno bene a non allontanarsi mai troppo da Alghero, perché gli appuntamenti in via di definizione sono davvero tantissimi. Per esempio, il grande paddock che sarà realizzato nel cuore di Alghero ospiterà anche un campo di calcetto sul quale si esibiranno in una sfida tutta da gustare dall'esito imprevedibile gli aspiranti campioni del mondo di rally. Il tempo inclemente di ieri mattina non ha fermato gli iscritti della prima edizione della Porto Conte a tappe che ha preso il via nella borgata di Maristella. Gli appassionati di corsa e camminata sono stati ripagati da una giornata di svago all'insegna dello sport, natura e ambiente incontaminato nella splendida cornice del promontorio di Punta Giglio. Molti camminatori, mentre tra i corridori più veloci sono stati Gianfranco Rosso tra gli uomini e Pasqua Canu tra le donne. Ottimi commenti sul percorso, apprezzato in special modo da chi non conosceva la zona. La festa è proseguita con una arrostita a cura del comitato di borgata di Maristella. Ora l'attenzione si sposta sulla seconda tappa di Guardia Grande, in programma giovedì 2 giugno, giorno di festa nazionale. Si parte alle 8.30 dalla piazza della Borgata per raggiungere luoghi sino ad oggi preclusi ai visitatori. Grazie infatti all'impegno del comitato di borgata di Guardia Grande Corea, sono stati ottenuti permessi per accedere dai sentieri privati in ottimo stato alle pendici di Monte d'Oglia. Si avrà quindi la possibilità di ammirare il promontorio di Capocaccia da una prospettiva totalmente inedita e di grande impatto visivo. Le iscrizioni anche per questa tappa sono aperte nei punti di iscrizione di Alghero, la Corallina in via Roma, e di Sassari Sportissimo a Predanieda, oppure direttamente sul posto entro le ore 8.20 della mattina della tappa. E questa notizia chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio il meteo e vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.